Tutto secondo copione, la Juventus batte il Lecce senza particolari difficoltà, non spende troppe energie e si affida ai lampi dei suoi uomini migliori. La squadra ospite comincia bene, si difende con ordine e concede pochissimo. Alla mezz'ora però Lucioni pasticcia in disimpegno difensivo e perde la palla sulla pressione di Bentancur. Il fallo da ultimo uomo costa il rosso al centrale salentino. Il Lecce resta in 10, sembra una svolta, ma la Juve continua a ruminare calcio senza cambi di passo. Due occasioni nitide allo scadere del primo tempo. Una la spreca Ronaldo di testa da due passi, l'altra Bernardeschi su cross di CR7, palla alta dal limite dell'area piccola. In apertura di ripresa un colpo di testa di Bonucci viene sventato dal portiere ospite Gabriel. Il fortino leccese resiste fino al 52esimo, assist di Ronaldo e dalla lunetta arriva la magia di sinistro di Dybala. Gli ospiti si sfaldano, 8 minuti dopo Ronaldo viene agganciato in area da Rossettini. Rigore netto che lo stesso CR7 trasforma con un tiro secco e centrale su cui Gabriel può fare poco. 2-0. C'è ancora il tempo per mettere in evidenza le qualità del portiere del Lecce, prima su Ronaldo, poi sul nuovo entrato Ramsey. Nel finale c'è spazio anche per Higuain, che si rivede in campo al posto di Dybala e festeggia come sa. Il 4-0 conclusivo lo firma De Ligt, che arriva per primo sul cross di Douglas Costa. Juve di nuovo a più 7 sulla Lazio e più 11 sull'Inter. Lecce sempre fermo in zona retrocessione a quota 25.